intanto diciamo che io ho cominciato a lavorare nel cinema alla fine degli anni 70, dopo 8 anni di lavoro come sceneggiatore da Bruno Bozzetto, che è un autore di cartoni animati, per cui Allegro non troppo, Il Signor Rossi, io per 8 anni ho scritto sceneggiature dei cartoni animati. Poi la mia passione personale era il cinema muto comico, per cui avevo fatto prima una scuola al Piccolo Teatro di Mimo e quindi mi trovavo a conoscere la tecnica della gag visuale, della mimica, del movimento e aver studiato, diciamo così, le meccaniche delle gag per i cartoni animati che dovevano essere gag molto visuali, molto chiare per tutto il mondo, perché i film di Bozzetto venivano venduti in tutto il mondo, per cui non potevano essere battute in italiano. Mettendo insieme queste due cose, quando nel 79 ho cominciato a fare cinema, mi sono ritrovato a fare un film muto che aveva le gag come i cartoni animati. Ma non è stato un caso, perché è storia del cinema. Quando gli sceneggiatori, i gag men delle comiche finali, si sono trovati davanti alla disoccupazione perché era arrivato il sonoro, tutti quelli che scrivevano le sceneggiature delle comiche mute sono passati a scrivere le sceneggiature per i cartoni animati. Per cui le sceneggiature di Tom e Jerry, per dire, erano scritte dagli stessi autori che facevano le comiche al tempo del muto. Io personalmente non amo tanto i paragoni, però se devo dire a chi mi sento più vicino, mi sento più vicino a Buster Keaton. Non mi sento né Chaplin se non per i baffi, perché Chaplin era troppo grande, troppo imprenditore di se stesso. Io non sono così bravo come dire, nell'organizzarmi attorno ai miei film un impero come Chaplin ha potuto fare alla sua epoca. Era uno dei quattro grandi autori della United Artists, per cui non era solo un regista e un comico e un artista di pantomima, era un grande imprenditore di cinema. Ecco, per cui Chaplin ho i baffi, ma non mi sento Chaplin. Non mi sento neanche Woody Allen, perché Woody Allen ha fatto un film all'anno negli ultimi 45 anni e io non ho quella frequenza, quella prolificità, perché non ho mai fatto un film drammatico, per esempio. Woody Allen è diventato un autore riconosciuto quando ha fatto Interiors e quando tutti i festival del mondo gli hanno riconosciuto la patente di autore. A me piace fare commedie, ho continuato a fare commedie per intrattenere il pubblico e non ho mai fatto quel passaggio. Poi Woody Allen è per eccellenza un autore di parola, è uno che ha scritto le sue sceneggiature sul dialogo. Gli ultimi film suoi sono soprattutto film dialogati. Negli anni ha fatto anche dei capolavori assoluti d'immagine, penso alla Rosa Purpurea del Cairo, a Zeli, Provaci ancora Sam, tutto quello che volete sapere sul sesso. Questi sono bellissimi film che sono piaciuti anche a me. Altre volte ha fatto dei film parlando ininterrottamente dal principio alla fine, quelli mi piacciono meno. Il problema del cinema italiano di quest'ultimo periodo è soprattutto la mancanza di imprenditoria, di risorse, di produttori, di soldi privati. È un cinema sovvenzionato dallo Stato, sovvenzionato dai ministeri, coprodotto e prodotto dalla RAI, dalle televisioni, per cui inevitabilmente ne escono dei film molto omogenei col sistema, perché se io devo chiedere i soldi a un'istituzione o a una televisione, devo fare dei film che vadano bene al prime time di una televisione o vadano bene ai contenuti di un'istituzione. Quindi sono spariti completamente dal cinema italiano dei film curiosi, eccentrici, originali, sono tutti film molto dialogati che sembrano quasi delle fiction televisive o comunque si avvantaggiano di attori bravissimi, penso a Zalone, che vengono da una popolarità televisiva e poi la usano benissimo nel cinema, ma fanno un cinema a sé stante. Cioè non direi che Zalone fa il cinema italiano, Zalone fa il suo cinema, come io ho fatto il mio, come altri hanno fatto il loro, ma tutti insieme non ci possiamo riconoscere con un cinema italiano che è soprattutto un cinema assistito da soldi pubblici che deve rispondere a una committenza pubblica. Quando ho sentito di questa proposta di venire come testimonial, perché io non sono qui come né premiato né niente, credo, cioè non mi risulta, io sono qui come testimonial di un autore che ha fatto sempre dei film dalla parte della pace, ma non perché facevo dei film pacifisti, perché non ho mai fatto film violenti, non ho mai fatto film che fomentassero la violenza, in qualsiasi tipo essa sia, anche
fantasy, cioè non so come dire, un videogioco è violento anche se non ha un contenuto violento. Poi può piacere, può non piacere, a me personalmente non è mai piaciuto l'avventura di combattimento. Mi piace di più l'avventura di scoperta, mi piace, sono un appassionato di videogiochi, ma preferisco i videogiochi di percorso, i videogiochi dove devo risolvere dei quesiti o delle situazioni, dei puzzle, mai il videogioco di guerra dove ho un mitra in mano e devo sparare al numero maggiore di persone possibili. Ecco, in questo senso, dal titolo stesso Gli occhiali di Gandhi, mi è sembrata una buona idea dire c'è anche un cinema che non parla di ammazzamenti, non tutti sono Tarantino, ecco, Tarantino può essere un grande autore, ma può anche non piacere. Io allora ho sempre fatto favole che vanno bene per tutti, non significa che siano favole per bambini, significa che i bambini le possono vedere, ma hanno dei contenuti da adulti. Per esempio Volere Volare, che verrà proiettato oggi, se vi capitasse mai di vederlo, è un film che ha una storia d'amore tra due persone molto diverse tra loro, che però si accettano proprio nella loro diversità. Allora, se io ve lo racconto così, sembra quasi un film che racconta l'amore tra un cattolico e un islamico, tra un amore diverso, un amore tra razze e religioni diverse. E invece nel mio film si racconta la storia d'amore tra una donna vera e un cartone animato. Ecco, per me la favola infantile di un innamoramento tra una donna vera e un cartone animato mi serve per raccontare una storia di pace tra persone diverse. Se le persone diverse di questo mondo imparassero ad andare d'accordo e a non voler cambiare l'altro a propria immagine e somiglianza, secondo me avremmo fatto un piccolo passo in avanti tutti verso una società più tranquilla. Sono due cose diverse il rapporto che ho avuto con Torino e il rapporto che ho avuto col Torino Film Festival. Diciamo che con Torino è stato un rapporto continuo di amore e di frequentazione, perché io sono venuto qui a Torino e proprio dalla RAI, che era qui in Via Verdi, che è ancora in Via Verdi, trasmettevo una trasmissione per ragazzi, voi non eravate ancora nati, si chiamava Pista, e per 2 anni io sono venuto a Torino a fare un contenitore per ragazzi al pomeriggio, dove proiettavamo i cartoni animati di Walt Disney, facevamo giochi di famiglie, e c'era la follia anche in questo programma, c'era la banda Osiris che ha debuttato in questo programma ci siamo divertiti, assolutamente. Per 2 anni Torino per me è stata la televisione. Poi sono venuto a collaborare all'Olimpiade nel 2006, anzi nel 2004, ho partecipato alle selezioni per il logo e per le mascotte di Torino 2006. E poi ho realizzato 52 spot con le mascotte Neve e Glitz, non so se ve le ricordate, voi eravate bambini, Neve e Glitz, che erano le mascotte delle Olimpiade, e io con la banda Osiris sempre ho fatto questi spot a cartoni animati. Qui a Torino c'è la Lanterna Magica, che è una casa di produzione di cartoni animati con la quale sto collaborando anche in questo periodo, per cui diciamo che a Torino sono sempre venuto. Non sono mai venuto al Trento Film Festival perché non mi hanno invitato, semplicemente. Cioè, io quando il Torino Film Festival è nato 34 anni fa, avevo già fatto 3 film, per cui non ero più un giovane esordiente, non ero più uno da scoprire, non ero straniero, ero un italiano al suo 4º film, per cui non ero nel target del festival. E poi nel tempo ci sono stati qui tanti amici, Moretti, Amelio, Virzì, ma non mi è mai capitato di venirci, per cui se mi invitano vengo volentieri, mi hanno invitato Gli occhiali di Gandhi, sono qua, mi piacerebbe, è un festival che seguo perché è un festival che ha uno sguardo particolare sui giovani, sul nuovo cinema, su un cinema un po' indipendente di cui abbiamo tanto bisogno, per cui lo seguo da lontano, ma l'ho sempre seguito. Come vedete da questa intervista, io sono uno che parlo tanto anche, quindi non sono uno che ho scelto il mimo perché sono timido e perché non riesco a parlare. Secondo me il mimo non è un muto, non è uno che non può parlare, il mimo è uno che decide di non parlare, perché anziché dire 10 parole, con un gesto, con uno sguardo, con un atteggiamento, fa capire un discorso, fa capire una sua adesione a un'idea o meno. Mentre ci sono politici che magari fanno ore e ore di talk show per dire cosa votano e per dire da che parte stanno. Ecco, io ho sempre preferito farlo capire con poche cose sintetiche, per cui il mimo è stata una scelta.
Certo che per poter fare dei film dove non parlavo, dovevo parlare molto per convincere i produttori, per cui identificare uno che decide di non esprimersi attraverso il dialogo con uno che non può parlare è uno sbaglio. Il fatto che io poi abbia fatto dopo dei film parlati è vero, ma non ho mai fatto dei film tanto parlati. Tant'è vero che di tutti i miei film non vi ricorderete mai una battuta, perché non ci sono dei dialoghi fondamentali. Vi ricorderete sempre, se li avete visti, delle scene, delle situazioni, perché anche laddove c'è un dialogo, la situazione, l'azione, la gag mimica è sempre più importante della battuta parlata.